delicata perché questa grande partecipazione testimonia un fatto solo, c'è un desiderio di formazione per rendere effettiva una nuova stagione della pubblica amministrazione italiana, cioè le riforme degli ultimi 2 anni hanno bisogno di essere trascinate nella realtà, di avere una ricaduta reale nella vita degli uffici, nella vita delle persone. Non possono avere questa ricaduta senza un ruolo molto forte e molto attivo della comunicazione pubblica. Come è stato detto in sedi molto autorevoli, la comunicazione è in primo luogo riorganizzazione e riconversione organizzativa. Una pubblica amministrazione che deve ripensare il suo ruolo mettendo in evidenza la parte di dialogo con il cittadino e quindi anche di riscontro del suo gradimento, un elemento che anche nella riforma è stato sottolineato come forse mai in passato. Ieri abbiamo nel seminario tenuto da Ernesto Belisario affrontato la cornice dentro cui si muove questa riforma, che è quella della trasparenza totale, dell'accesso generalizzato, che oggi io quindi, grazie all'ottimo seminario di ieri, posso limitarmi soltanto a citare, e poi lavoreremo insieme ad Alessandra Migliozzi e Cristian Tosolin, che rappresentano, sono dei testimonial di due degli ambiti nei quali la nuova comunicazione pubblica si sta esprimendo, che sono quella degli enti centrali e quella delle realtà locali. Il lavoro che stiamo facendo, come vedete anche da questo richiamo, rientra nell'attività di Open Gov Italy, e quindi di un documento che citerò ampiamente nella mia relazione, ed è realizzata insieme alla rete Pia Social. Il punto chiave, quello su cui io da cui comincio e con cui finirò, è che la nuova comunicazione pubblica ha bisogno di nuove professionalità, perché la PA trasparente e digitale non è la pubblica amministrazione del 2000, che ancora non conosceva neppure il web. Dopo 17 anni siamo in un mondo completamente diverso, un mondo in cui oggi leggevo, ve lo dico proprio come curiosità, che il nuovo social Snapchat è sbarcato in borsa, ha una quotazione di 29 miliardi di dollari, certo ancora lontano dai 600 miliardi di Google o dai 400 di Facebook, però ha ormai già 235 milioni di utenti attivi al mese. È una curiosità che vi volevo segnalare, che la forza di Snapchat sono i teenager e i giovani, perché cominciano a ritenere Facebook uno spazio vecchio, lo spazio dei loro genitori o addirittura dei loro nonni. Questa può sembrare un aneddoto, ma in realtà indica come vi sia un'evoluzione costante nell'uso dei social, anche basata persino su delle percezioni di carattere sociologico. E intanto, come gli esperti del settore sanno, si affaccia WeChat, che in Cina ha già 900 milioni di utenti ed è un social talmente poliedrico da poter anche presto, come molte cose cinesi nel nostro mondo, diventare un protagonista assolutamente inatteso. Quindi io comincio la mia analisi da alcune frasi che potrebbero servire anche appunto ai nostri genitori e ai nostri nonni. Noi non possiamo pensare di andare in autostrada in bicicletta, così non possiamo pensare che una comunità di persone possa vivere come quella dei nostri 20 anni, quando ci rincontravamo dopo una chiamata da telefono fisso alle 20 in un punto specifico. Ecco, con lo stesso criterio, i comunicati, i volantini, le brochure, tutto ciò che con le agendine telefoniche di un tempo sono degli strumenti che non vanno sostituiti, ma certamente vanno affiancati da nuove modalità di comunicazione e di interazione. Altrimenti rischiamo, come comunicatori, come giornalisti pubblici, di essere dei nostalgici di un'epoca che non c'è più. Del resto, questo meccanismo è già ben chiaro anche nei documenti ufficiali. Scusate un attimo, ecco, proprio nel documento che fa da cornice del nostro lavoro, quello dello GP Italy, i social network vengono indicati come degli strumenti essenziali,
si auspica una standardizzazione di azioni di comunicazione specifiche in modo tale da arrivare a declinare la PA trasparente. E si parla ancora di proposte che arrivino a dare, a creare un confronto con i responsabili dell'applicazione delle norme sulla trasparenza, sottolineando che la maggior parte dei responsabili anticorruzione e trasparenza non ha né una preparazione specifica legata alla comunicazione né un budget dedicato. Questa indicazione, questa è una linea di lavoro seguita dal MEF, dell'amico Laudonio, dall'ANAC, dall'AGIB, strutture che tutti conosciamo e che sono attivissime in questo periodo, è in realtà semplice mettere nero su bianco ciò che viviamo tutti i giorni, cioè una cosa è la competenza sull'anticorruzione, un'altra cosa è la competenza su quella trasparenza che deve andare al cittadino. Questa seconda competenza è una competenza specificatamente comunicativa e giornalistica, quindi già questa prima indicazione del documento Open Government Partnership Italia dà una forte spinta al team building, cioè dobbiamo lavorare insieme, costruire dei gruppi che ancora non sono formalizzati fra i comunicatori e i responsabili della trasparenza quando essi non coincidano. Altrimenti perderemo una grandissima occasione e trasformeremo la trasparenza totale esclusivamente in una sorta di audit anticorruzione con funzioni esclusivamente difensive e non invece espansive. E sempre, non so perché, sempre il documento di cui vi parlavo, dell'OGP Italy, dice che noi dobbiamo arrivare a far conoscere ai cittadini le norme che negli ultimi 5 anni hanno popolato i siti web delle pubbliche amministrazioni. Dati, documenti e informazioni, che guarda caso sono le stesse parole usate dal decreto 97 sulla trasparenza, che dice che dati, documenti e informazioni da oggi sono disponibili per chiunque li richieda, ecco, queste informazioni non sono conosciute dai cittadini per i motivi di cui sopra. Quindi l'obiettivo è arrivare a aumentare un numero di accessi a questi dati, informazioni e documenti, quindi realizzare la trasparenza totale, per incentivare il controllo civico individuando procedure standard. Qual è la sostanza di queste brevi indicazioni che nel documento dell'Open Government Partnership? Che i social sono la leva della trasparenza, cioè attraverso i social network noi possiamo rendere effettiva la trasparenza. Possiamo rendere, come è stato detto, trasparente la trasparenza. E che la trasparenza è in primo luogo un'attività di comunicazione a fini di controllo diffuso e accountability sui servizi. Quindi è qualcosa di profondamente diverso da come in alcuni casi è interpretata, cioè un altro reticolo di regole, di divieti, di controlli interni che di fatto è sempre utile, ma che non è certo la finalità e la ratio delle nuove norme. La riforma della PA è infatti impostata, come sapete, su una legge e 11 decreti attuativi. Alcuni di questi decreti, quelli relativi alla digitalizzazione, quindi il decreto 179, alla trasparenza, il decreto 97, sono legati in sostanza ad una idea di cittadinanza che è stata definita digitale dall'articolo 1 del 179 che riforma il CAD, e con l'introduzione dell'accesso civico generalizzato interviene nel cuore della gestione pubblica perché dà al cittadino una centralità assoluta ai fini del riorientamento del servizio attraverso il rilancio delle carte dei servizi e dello standard dei servizi, che nella nostra legislazione ci sono dal 1995, ma che raramente sono applicati in modo opportuno, in modo intenso. E naturalmente anche la riforma della pubblica amministrazione unifica queste attività all'interno della performance, una funzione introdotta dal decreto 150 del 2009 che è stata di fatto rilanciata, ma anche riempita di nuovi contenuti dalla riforma che è approvata tra il 2015 e il 2016. A che punto siamo con i social? Ecco, io la definisco la nostra situazione nell'uso dei social come una condizione di sostanziale maturità. Esistono ormai, grazie alla rete Pia Social, al lavoro fatto in questi 2 anni soprattutto, una condizione abbastanza ricca di esperienze positive, due delle quali ascolteremo dopo il mio intervento. Abbiamo bisogno soltanto di schivare tre problemi.
e di questo parlerò nella mia relazione. La moda, l'occasionalità, la marginalità. La moda è quel modo, quella deformazione mentale per cui si prende in certi momenti un argomento e lo si fa diventare una sorta di divertissement, una sorta di elemento quasi coreografico. L'occasionalità è quando noi facciamo una cosa ma lo facciamo in modo sporadico, senza dargli delle regole di lavoro. Parleremo per questo della social media policy, farla diventare un sistema e soprattutto un ruolo istituzionale, perché i comunicatori italiani non hanno l'aspirazione al potere all'interno delle strutture, ma hanno l'aspirazione a poter realizzare davvero questo meccanismo, questo rapporto con il cittadino che è al centro della legislazione e non più soltanto degli auspici di qualcuno. La trasparenza totale in questo senso è il punto di svolta e adesso vedremo perché. Quindi io divido la mia relazione in due parti, una accenno alla trasparenza digitale e comunicativa e poi un'analisi invece del modo di lavorare dei social. Sulla trasparenza digitale e comunicativa osservo soltanto questo. Noi abbiamo anche su questo tema il rischio della moda, perché la trasparenza è diventata, come in questa bella pubblicità di una linea di design, è diventata una parola comune, una parola che noi ascoltiamo, che ci sentiamo ripetere, che viene usata molto per esempio nella politica e che viene usata quasi per contrapporla all'opacità tradizionale delle attività pubbliche. La trasparenza in realtà è qualcosa di sostanziale della vita democratica, è richiamata dalla Costituzione quando parla di buon andamento e imparzialità, che naturalmente sono legate alla trasparenza, perché nessuna cosa che non è trasparente può essere davvero imparziale e può essere davvero efficace. Ma sono anche richiamate, qui mi sono limitato a una carrellata che parte dalla famosa frase sulla casa di vetro, che appartiene a uno dei padri della storia politica italiana, Filippo Turati: quando il superiore pubblico interesse non imponga un momentaneo segreto, la casa dell'amministrazione dovrebbe essere di vetro. Sono temi richiamati nei nostri giorni, sia dalla ministra della pubblica amministrazione, che parla di una trasparenza utile, quindi non una trasparenza astratta, e soprattutto dalla Presidente della Repubblica, che nel suo discorso di insediamento disse una frase molto chiara: per la gente italiana il volto della Repubblica è quello che si presenta nella vita di tutti i giorni, quindi ospedale, municipio, scuola, tribunale, museo, che è come dire che l'URP, che la trincea, che il front office è l'elemento chiave della pubblica amministrazione. Così si può tradurre questa frase che andrebbe, secondo me, appesa negli uffici pubblici a fianco alla foto del nostro presidente. Noi avevamo, come tutti sappiamo, questo mi fermo un attimo perché ieri la dissertazione di Ernesto e degli altri colleghi è stata quanto mai esaustiva, eravamo fermi a un punto col decreto 33, cioè degli obblighi di pubblicazione che dovevano rendere possibile il controllo diffuso. Le pubbliche amministrazioni hanno costruito la sezione amministrazione trasparente e questa sezione è diventata comunque un valore dell'attività pubblica, anche se in molti casi si è fermata ad un livello esclusivamente adempitivo. E noi sappiamo bene, il Formez ha gestito centinaia di incontri, soltanto io sono stato forse dai 50 ai 100 incontri in 3 anni, incontri formativi, convegni, in cui la domanda di fondo era: come faccio ad adempiere a 271 adempimenti? Furono pure contati. Questo era il limite del decreto 33, che però introduceva intanto una forte novità e cominciava ad abituare anche sul piano della mentalità le amministrazioni a render conto e a pubblicare quello che facevano. Attraverso un percorso molto partecipato, a cui hanno preso parte istituzioni, ma anche la società civile con delle strutture associative come Foia for Italy ed altre, che hanno dato un grosso contributo su temi chiave come il silenzio rifiuto, i costi dell'accesso, la necessità di specificare chiaramente le eccezioni, il rifiuto motivato. Quindi non mi soffermo su questo perché è stato oggetto della lezione di ieri. Anche l'ANAC e il Consiglio di Stato sono intervenute con delle ottime pronunce nel 2016 riguardo all'iter legislativo. Siamo arrivati a quella che è oggi la chiave della legislazione comunicativa italiana, cioè il decreto 97, cioè il FOIA italiano, che dice che la nozione di accesso civico in sostanza non è più limitata
all'interesse specifico e diretto che prevedeva la legge 241 del 90, né agli atti per cui le PA hanno obbligo di pubblicazione, come secondo l'articolo 5 del decreto 33. Oggi chiunque può richiedere atti, documenti e informazioni. E la ratio della riforma, su questo insisto prima di passare a parlare direttamente dei social, non è semplicemente quella di prevenire e contrastare la corruzione. Persino l'ANAC scrive in una maniera estremamente illuminata, come previsto nella legge 190-2012, il principio della trasparenza costituisce inoltre misura fondamentale per le azioni di contrasto della corruzione. Inoltre è un avverbio molto importante che indica che prima ancora di questo viene la partecipazione al dibattito pubblico e la trasparenza come condizione di libertà, delle garanzie di libertà. Come condizione di garanzia delle libertà, dei diritti civili, politici e sociali e dell'amministrazione aperte, collegata anche al Trattato di Lisbona e quindi alla trasparenza dell'azione dell'Unione Europea. Questi sono concetti che sono stati più volte dibattuti, che sono nella relazione di accompagnamento della legge e sono state ribadite dall'ANAC, una struttura che nel nome, nella sua sigla, prevede l'anticorruzione, ma che dice con chiarezza che il punto principale della trasparenza non è l'anticorruzione, ma è l'accountability, è lo stimolo alla partecipazione del cittadino. I cittadini, in realtà, questa torta riguarda il decreto 33, una ricerca fatta dall'Osservatorio Socialis che dimostrava che soltanto il 25%, il 23% si era accorto che era cambiato qualcosa. E questo è l'errore da non ripetere. Oggi la trasparenza totale, noi dovremmo dopo un anno o due avere una torta che dice che la maggior parte dei cittadini si è resa conto che nella pubblica amministrazione la musica è cambiata. Ecco perché serve un linguaggio diverso, un linguaggio che ha delle caratteristiche profondamente innovative e direi addirittura sono un punto di non ritorno rispetto all'antica comunicazione unilaterale ed autoreferente. I social permettono il dialogo a due vie e in tempo reale. I social, nella loro stessa natura, nella stessa fisiologia del mezzo, consentono al cittadino di acquisire un ruolo attivo. I numeri non mi ci soffermo molto, sono numeri che tra l'altro questi che sono stati, che ho preso dall'amico Andrea Marrucci, è una tabella probabilmente già superata. Mentre più aggiornati sono i dati relativi all'Italia, il 40% dei cittadini usa Facebook. E gli utenti attivi sui social superano i 31 milioni, con dei trend che possono essere costantemente in movimento, come abbiamo visto prima da quel dato su Snapchat, che non è certo una curiosità, ma un altro aspetto caratterizzante del social, che si modifica, si modella, si adegua ai desideri, ai comportamenti dei cittadini e quindi in questo caso non vale ciò che disse Marshall McLuhan, il mezzo è il messaggio, oggi in realtà quello che conta è quello che vuol fare il ricevente del messaggio, cioè io in realtà mi devo calibrare sulla qualità dell'informazione per capire, per raggiungere davvero un ricevente. In pole position chiaramente sono YouTube e Facebook e fra le chat WhatsApp e Messenger, ma anche Telegram, quindi le esperienze che i cittadini, che le amministrazioni stanno facendo, cominciano a essere interessanti, lo abbiamo sperimentato in un'attività formativa realizzata con Pia Social per la Regione Abruzzo, si stanno orientando ormai su praticamente tutti i social di maggiore diffusione. Andiamo avanti e mettiamo quindi ormai il piede nel piatto. La PA deve stare dove sono i cittadini. Se questo è il criterio che è stato il motore e il motivo della rete Pia Social che sta in questi giorni approdando ad uno sbocco, chiamiamolo istituzionale, attraverso una commissione che si insedia presso il Dipartimento dell'Editoria e che comprende tutti i comunicatori di Palazzo Chigi, dei ministeri, che sarà aperta a tutti i comunicatori italiani, è una struttura che vuole cercare di rendere queste attività spontanee e, se vogliamo, anche abbastanza disperse, qualcosa di unitario che ha anche uno sbocco rispetto al ruolo istituzionale del comunicatore pubblico, perché ormai la carta è stata superata anche nell'attività concreta delle persone dal periodo dell'home page del sito, che qualche anno fa
venne definita morta dal direttore del New York Times, quindi ci fu un momento che nella comunicazione fu abbastanza emblematico, il direttore di uno dei più grandi giornali che diceva l'home page non esiste più, esistono i motori di ricerca come criterio di scambio di ricerca di informazioni. Naturalmente anche i motori di ricerca oggi sono nei fatti, lo possiamo anche noi stessi testimoniare dalla nostra vita quotidiana e da quella dei nostri figli, ma anche dei nostri padri, sono i social molto più spesso il luogo di informazione, scambio e addirittura formazione delle opinioni. Punto molto discusso perché naturalmente si presta anche a degli abusi, ma nel campo pubblico noi non abbiamo per fortuna le preoccupazioni della politica e dobbiamo occuparci soprattutto del rigore, dell'attendibilità e dello spirito di servizio della comunicazione che rendiamo con i social. I social sono quindi non soltanto un pezzo, e questo lo voglio ribadire perché noi siamo in una sede comunque di pubblica e non siamo in una sede di discussione svincolata dalle norme e dalle leggi. È evidente che i social sono uno strumento importante dal punto di vista del buon senso, perché la trasparenza realizzata con una lettera, un francobollo e con la penna a biro è molto meno attendibile e veloce della trasparenza di un'app o di una chat, ma noi in realtà siamo di fronte ad articoli di legge che richiamano questa necessità non soltanto nei due decreti chiave di cui parlavamo prima, il 97 e il 179, ma anche nelle esplicite indicazioni dell'AGID, dell'ANAC e del Consiglio di Stato. Vediamo rapidamente questi cenni. Queste sono norme che ho definito scritte per la signora Maria, cioè per il cittadino simbolo che già 30-35 anni fa Stefano Rolando considerava come il vero destinatario dell'attività pubblica. Diceva che l'attività pubblica deve esistere per la signora Maria o per il signor Mario, non può esistere certo soltanto per gli uffici. E su questo gli articoli che vi citavo parlano del diritto di godere di una piena cittadinanza digitale, cioè poter interagire per via tecnologica con le amministrazioni per ottenere servizi di qualità certificata da uno standard e costantemente controllabili, il diritto di verificare anche da remoto i tempi di risposta e lo stato di avanzamento di ogni specifico procedimento. Questi sono diritti attribuiti dal 179 al cittadino, e quindi è chiaro che la cittadinanza digitale, la verifica da remoto e l'individuazione dell'ufficio del funzionario non possono che avvenire per via telematica. Ecco perché la trasparenza o è digitale o non è. È la stessa digitalizzazione, o è trasparente o non è. E questo è il motivo per cui la comunicazione pubblica è investita di un ruolo assolutamente inedito rispetto al passato. Il cittadino ha diritto di essere riconosciuto dalla sua identità digitale, di essere coinvolto attraverso alla sua partecipazione diretta all'azione amministrativa. E secondo le ultime norme di cui parlano i giornali in questi giorni, sarà anche il suo giudizio un elemento estremamente importante nella valutazione della performance e quindi nella valutazione di risultato di dirigenti e funzionari pubblici. Del resto, già l'articolo 10,9 in questo caso c'è un errore, non è il DLGS 97 ma il 33, diceva che la trasparenza è la dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi. Quindi, cari colleghi, dobbiamo tornare alle carte dei servizi. Le amministrazioni che ce l'hanno le devono rispolverare e metterle in grande evidenza. Le amministrazioni che non ce l'hanno devono scriverle secondo criteri il più possibile aperti alla partecipazione del cittadino. E se qualcuno, ma ne dubito, non ha ben chiaro come siano fatti questi documenti, non ha che da leggersi la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 94 e la successiva legge del 95. Parliamo di un'altra epoca storica, dove già però, quando ancora il web era lontano da venire, si diceva che l'attività pubblica deve essere un patto con l'utente attraverso una carta che prevede anche i modi di valutazione e di intervento civico. L'AGID poi, quando ha fornito delle utilissime linee guida sui siti e sui servizi, ha messo in evidenza, anche in questo caso in modo esplicito, guardate le virgolette che io uso molto volentieri per indicare che finalmente questi non sono auspici di un precursore, di un sognatore, sono cose scritte. Il servizio è realizzato e diffuso attraverso gli strumenti e i canali effettivamente utilizzati dai cittadini, se no il servizio online non serve. Se
se io non lo promuovo in questo modo. E anche se il servizio online è previsto nei siti istituzionali con la piattaforma SPID, Italia Login, sapete di che parliamo, ne parleremo meglio nel webinar di domani, ma è nei social che si può diffondere l'uso del servizio online e se ne può monitorare l'efficacia. Il cittadino, dice sempre l'AGID, deve essere posto al centro della progettazione e coinvolto in tutte le fasi dello sviluppo. E in tema di user experience, i servizi devono essere costantemente disponibili su tutti i dispositivi più usati. Occorre progettare servizi pensando che verranno fruiti mediante dispositivi mobili. Anche in questo io chiedo e consiglio ai colleghi che fanno comunicazione di cominciare a farsi un piccolo vademecum di norme, perché all'interno della loro amministrazione qualcuno potrebbe obiettare che tutto questo è un fatto astratto, è ormai scritto nelle leggi e le persone che sono al di fuori attualmente non hanno ancora nessuna cognizione effettiva di quello che è cambiato. La signora Maria, in un corso che ho svolto di recente all'Università di Messina, abbiamo dedicato alcune ore al concetto, la signora Maria non si è accorta di nulla. Da 25 anni le leggi sono scritte per lei, ma soltanto in questa occasione, in questi 2 anni, con queste ultime norme che si rifanno al meglio della legislazione italiana, dalla legge da Bassanini a Frattini a Brunetta, hanno in modo organico una legislazione incentrata sulla trasparenza, sulla comunicazione pubblica e sulla digitalizzazione. Qual è il rischio più grande che noi abbiamo? Questa rivoluzione non è assolutamente irreversibile, sia per motivi di carattere persino psicologico, poi vedremo alla fine una scherzosa disamina di obiezioni quasi istintive all'uso dei nuovi mezzi, ma anche può dipendere anche da noi, se noi pensiamo che i social siano semplicemente appunto una moda, usiamo i mezzi nuovi in modo vecchio, usiamo per esempio Twitter come se fosse una bacheca in cui dire quello che noi pensiamo, come è successo con i siti, come è successo con le web TV in passato, che erano in molti casi il format ha gestito un premio, il premio della PA che si vede, avevamo tante web TV che chiamavamo teleassessore, cioè soltanto vocate alla propaganda. La multimedialità può essere anche sterile, può essere anche esclusivamente autoelogiativa e quindi i social vanno gestiti invece secondo criteri che sono in qualche modo organizzati attraverso la social media policy. Perché il bug principale, il rischio principale è proprio l'improvvisazione. La social media policy è un documento importante, delicato, è un patto attraverso cui faccio sapere ai cittadini che i canali sono aperti, ma li informo anche sulle condizioni che bisogna utilizzare per partecipare a questa agora pubblica così importante. E aggiungo alla social media policy la social media policy interna, che è un fattore essenziale di team building, perché tutta l'amministrazione deve essere consapevole che si è aperta una nuova fase, che anzi è chiamata a dire la sua anche attraverso l'uso dei social. Un attimo che mi è sparito il video. Ok, grazie. Quindi la social media policy è una carta dei servizi dei social, cioè in sostanza uno strumento. Cosa c'è dentro? Diciamolo qui adesso rapidamente in breve. Chiaramente il tone of voice, cioè le cose più anche su questo le opinioni divergono. La mia opinione personale, il mio consiglio è che sia molto chiaro che nei social pubblici non sono ammessi e saranno quindi bannati insulti, torpiloquio, minacce e discriminazioni. C'è anche chi ritiene che non sia così, perché il dibattito attualmente è aperto. Chi ritiene che invece il social debba essere una serie di microfono aperto? Io credo di no, perché chiunque devia da determinate regole di eleganza, di stile e di rispetto degli altri, in qualche modo anima una sovrapposizione di toni che non rendono più possibile l'attività pubblica, al di là del fatto di un criterio proprio di un'etichetta di base. Rispetto della privacy, i tempi di risposta, ecco un punto fondamentale dei social. Se io non garantisco dei tempi di risposta, che possono anche non essere immediati, non ti rispondo in 10 minuti, ti rispondo in 4 ore, ti rispondo in 24 ore, ma se io non garantisco i tempi di risposta, il social diventa una sorta di pozzo senza fondo di
di frasi dette senza nessun riscontro, e quindi di fatto rischia di perdere ben presto, di creare quasi un effetto boomerang rispetto agli effetti di trasparenza. E poi un piano editoriale che parli di stile, di immagini, di brevità dei testi, di interattività, dando un grande spazio a quale figura? Una figura che per noi è del tutto inedita, che è quella del cittadino informatore. Il cittadino ci può dire più di quanto ci possono dire i nostri uffici attraverso un social. Lo abbiamo visto nei drammatici momenti del terremoto, dove abbiamo saputo di quello che stava accadendo più dai social che dall'informazione organizzata, e le strutture pubbliche, attraverso il cittadino informatore, possono creare una collaborazione, non solo perché il cittadino ti dice, ad esempio, che c'è una buca in una tale via o che non funziona un lampione, ma perché il cittadino molto semplicemente ti dice, ad esempio, che un link è rotto, collabora con te in uno spirito che vi assicuro, ve lo dice uno che ha fatto per 5 anni il responsabile di Linea Amica, la rete di contact center a disposizione del cittadino. Vi assicuro che quando si crea un canale a due vie, un dialogo a due vie, vengono meno anche tanti elementi di diffidenza e di aggressività che invece all'interno delle amministrazioni sono temuti, come se il cittadino fosse di fatto un nemico pronto ad aggredirti. Invece il cittadino, una volta che si apre un canale di dialogo, diventa quasi sempre un collaboratore del servizio pubblico. Quali sono? Vediamo in breve le novità dell'uso dei social, che noi dobbiamo sempre tenere presente, perché se non teniamo presente queste novità, usiamo, ripeto, i social come se fossero uno dei mezzi tradizionali, come se fossero una conferenza stampa, un comunicato stampa o addirittura un manifesto affisso con le puntine da disegno nelle bacheche. La prima è l'attività a due vie in tempo reale. Io parlo con qualcuno, esattamente come in questo momento, chiunque di voi può fare, sta facendo dei commenti su ciò che dico, può twittare che sto dicendo delle cose interessanti o al contrario delle cose del tutto sbagliate. La comunicazione a due vie in tempo reale significa che io dico una cosa e qualcuno può rispondermi o smentirmi 30 secondi dopo. Quindi servono dei redattori operativi che abbiano aperto lo schermo del social in modo praticamente costante. La comunicazione social implica l'interrogabilità dell'ente. Si è chi ha parlato di URP virtuali, cioè, in sostanza, la domanda del cittadino diventa subito un problema dell'amministrazione e quindi di tutti gli uffici che non possono essere staccati da chi gestisce il social. L'URP, già l'URP tradizionale, avrebbe dovuto essere il terminale di un'organizzazione. Figuriamoci quando questo URP può ricevere contatti, domande e anche proteste o suggerimenti 24 ore al giorno. Con i social diviene valutabile la pubblica amministrazione, quindi anche la pianificazione dell'attività dell'ente diventa modulare e flessibile. Non si può dire una volta all'anno cosa vogliamo fare, quando io una volta al giorno ricevo dei commenti, delle proteste, ma anche dei suggerimenti. Devo pensare ad un servizio costantemente modulare, flessibile e anche condiviso con i cittadini che magari mi danno delle soluzioni migliori di quelle che io potevo aver pensato. E quindi anche l'idea dell'amministrazione aperta e dell'amministrazione condivisa prende forma attraverso questi strumenti se usati correttamente. E ciò che comunica il dipendente informatore può anche valere meno di ciò che pubblica l'utente, questo si ricollega al concetto di prima. E la regola, poi, un altro aspetto che viene a volte trascurato, diventa l'interazione fra gli utenti, nel senso che una volta che si apre questo spazio, l'utente parla con l'altro utente, e quindi di fatto costruisce un dibattito che, per esempio, è stato molto efficace già nelle social street, questa prima espressione di social dedicato ad un tema, in quel caso una via, una piazza, ma che adesso può riguardare anche un intero ente che si mette in discussione attraverso l'uso di uno o più social. La comunicazione social, mi avvio verso la fine, taglia anche i costi, è inutile dirlo. L'attività è soprattutto professionale, non è più un'attività di comunicazione costosa attraverso eventi, attraverso campagne spesso inaccessibili, e soprattutto il live diventa sui social estremamente accessibile, perché questo è un altro dei paradossi della nuova pubblica amministrazione. La parola remoto, ricordate prima, verifica da remoto, diventa la cosa più vicina che c'è. Perché voi adesso siete tutti in remoto e siamo più vicini che se fossimo in uno dei tanti distratti convegni a cui siamo stati spesso abituati o, diciamo meglio, condannati. Il remoto oggi è il modo di partecipare, il modo di interloquire, quindi chiaramente la diretta Facebook di un evento, che prima era diretta streaming ma adesso può essere Facebook, o anche il live tweeting che sta realizzando in questo momento sia il format sia
OGP Italy, è un elemento fondamentale per tenere viva una partecipazione ad un evento di interesse pubblico. La comunicazione è anche un business. In questo caso cito una frase di una dirigente privata di Vodafone, Barbara Cominelli, che dice che col digitale io ascolto la voce del cliente, vedo partecipare il cliente allo sviluppo dei prodotti, servizi ed esperienza. Ho un forum con 1 milione di iscritti e chiamiamo i nostri super user, i giovani smanettoni, come i nostri consiglieri. Quindi una società, in questo caso in prima linea nella telefonia, dice chiaramente i social ci servono ad avere consigli, a far partecipare gli utenti e ad avere dei suggerimenti sulla qualità dei servizi. Per cui alla fine probabilmente noi nell'uso di uno strumento telefonico, di uno smartphone, possiamo dire la nostra e pensare addirittura che chi sta dall'altra parte ci ascolta e ci ringrazia. La comunicazione social ha un altro, ultimo, grandissima potenzialità. E torniamo un attimo alla trasparenza. Come abbiamo visto ieri, gli accessi che l'ANAC ha riepilogato dopo il decreto 97 sono quello documentale della 241, quello civico del decreto 33, quello generalizzato. Chiunque ha diritto di accedere a dati, documenti e informazioni senza avere nessun bisogno di titoli. Deve avere una risposta entro 30 giorni, il rifiuto deve essere sempre motivato, insomma tutte le regole della trasparenza totale. Bene, con i social di fatto può farlo sempre e senza formalismo, perché io vorrei che qualcuno mi smentisse se io dico che mentre io faccio un accesso agli atti attraverso il FOI, attraverso dei moduli, attraverso una pur minima formalità, se io chiedo un documento via social, per quale motivo mi dovrebbe essere negato, visto che siamo nell'era della trasparenza? Quindi social diventa uno strumento che può arrivare a dare delle informazioni utilissime senza formalismo, secondo un criterio di una frase di grande effetto, poi l'inglese a volte in effetti è vero che è un po' più asciutto e incisivo dell'italiano, perché nel FOIA del Regno Unito è scritto che qualsiasi informazione che deve essere rilasciata in base al FOIA è rivolta al mondo intero, come per dire c'è un interesse generale, quindi se io sono un social media manager, uno che sta in prima linea nell'uso di un social, so che molte delle cose che mi vengono chieste possono riguardare tutti, quindi io, al contrario che nell'accesso 241, ho un interesse comunicativo e di trasparenza a pubblicare, ad esempio, un documento che mi viene chiesto, perché con quel documento anticipo polemiche, voci di corridoio e qualsiasi altro veleno che spesso inquina la vita pubblica, perché ad esempio pubblico i criteri di assegnazione di un appalto oppure i criteri di gestione di una consulenza, che sono documenti che del resto se mi venissero chiesti via FOIA dovrei comunque dare, quindi se io li do in tempo reale e in diretta nessuno me lo vieta e faccio un grande lavoro di miglioramento dell'immagine della pubblica amministrazione. Concludiamo, noi abbiamo in questo momento un tragitto che è arrivare ad una nuova lettura della comunicazione pubblica italiana che tenga fermi i principi della 150, che per i comunicatori e per i giornalisti pubblici è comunque un riferimento importantissimo, storico addirittura, ma che aggiorni anche molte delle sue norme alle nuove modalità della comunicazione. Il linguaggio social quindi ha questo tragitto. Poi però insieme al tragitto ci sono anche dei nemici. Il primo è che purtroppo a livello proprio organizzativo noi non abbiamo un'organizzazione chiara nelle strutture. Adesso io sono certo, chiaramente non posso adesso, mentre parlo, vedere in tempo reale le vostre domande, ma sono sicuro che molti diranno, perché ce lo dicono sempre in ogni lezione, sia quelle che faccio nelle università o alla scuola superiore, ma sia quelle del Formez, ma come facciamo a operare se qui c'è ad esempio il mio dirigente che non è d'accordo? Perché in realtà abbiamo i manager digitali, che sono anche difensori civici secondo la nuova legislazione, i social media manager, i responsabili trasparenza, i responsabili uffici stampa e URP, attualmente noi possiamo lavorare soltanto col team building, cioè con un'organizzazione che ci porta ad essere il più possibile coerenti nel nostro lavoro. Il nemico 2 è la burocrazia dell'attesa. Cari colleghi, noi sappiamo perfettamente che in molte amministrazioni sta operando l'idea del rinvio.
La legge è stata seguita dalle linee guida, le linee guida saranno seguite dai regolamenti e dai registri degli accessi, quindi di fatto molte amministrazioni possono anche trovare l'alibi per non partire, ma già nel sito del Ministero della PA è scritta questa frase che forse andrebbe l'associo a quella del Presidente Mattarella, se non si misurano i risultati non possiamo misurare né fallimenti né successi. E il terzo nemico è la paura. Qua finiamo un po' scherzando, gli americani hanno bisogno del telefono, noi no, abbiamo fattorini in abbondanza, disse l'ingegnere capo delle Poste Britanniche. Penso che ci sia richiesta mondiale per solo 5 computer, disse colui che sarebbe diventato poi presidente dell'IBM, cioè l'idea di qualcuno che ritiene che con i social si gioca soltanto. Vi do su questo solo qualche suggerimento finale. Ricordiamoci che il vertice politico è molto interessato giustamente a quello che si dice di lui. Io ho sentito in alcune amministrazioni l'assessore che va dal comunicatore e dice: ho saputo che sui social mi fanno delle critiche. E in questo caso questo è un modo per convincere dell'utilità di gestire dei profili in modo professionale. La reportistica sulla penetrazione del social, la sentiment analysis, la revisione periodica della social media policy, ma soprattutto il team building come mezzo. E l'ultima cosa è questa. Ricordiamoci sempre, io uso molto questa frase di Jean-Paul Sartre, che tra l'altro ho trovato su un documento dell'Agenzia dei Servizi Pubblici Locali di Roma, quindi su una struttura pubblica, non dimentichiamoci che al di là delle leggi, quello che noi possiamo fare è sempre ciò che dobbiamo sentire di dover fare come amministratori pubblici, come civil servant. Non dobbiamo fare sempre solo ciò che la legge ci dice di fare, ma ciò che la legge non ci vieta di fare, per un senso di responsabilità che del resto, tanto per fare un esempio, ha animato tante delle esperienze social che oggi sono un patrimonio della pubblica amministrazione italiana e che mi auguro, col lavoro di tutti, che diventano presto anche un pezzo della legislazione italiana. La nostra roadmap prosegue, questo è uno degli ultimi eventi che si tenne il venerdì 16 dicembre a Firenze e vi invito quindi virtualmente o fisicamente al prossimo che si terrà a Trieste il prossimo 17 marzo e spero che Christian insomma, accetti questa specie di mosaico che ho fatto della sua bellissima città per ricordare che praticamente una o due volte al mese ci incontriamo al di là della commissione che si riunirà a livello centrale per tenere vivo il confronto fra i comunicatori. Io vi ringrazio, i miei numeri sono sempre a disposizione come tutti quelli del Formez, il Formez è a disposizione per qualunque forma di accompagnamento, di integrazione e di rafforzamento della nuova stagione della pubblica amministrazione e della comunicazione. Perfetto, grazie mille al dottor Talamo, vedo, riporto qualche considerazione dalla chat, grazie, grazie, bellissimo intervento, interessantissimo, perfetto. Allora io direi di dare subito la parola alla dottoressa Alessandra Migliozzi del MIUR, visto che i tempi sono molto stretti, e aspetto che Alessandra attivi la sua webcam per lasciarle il microfono. Allora, eccola. La presentazione in questo momento, Alessandra, ancora non ti sentiamo. Aspetti, ti ricordo di cliccare il microfono, l'icona del microfono in alto nella barra di menu e come vi ho scritto in chat. Che eravamo qui e continuavamo a lavorare ad ascoltare Sergio nel frattempo, quindi eravamo sconnessi, Perfetto. incredibilmente sconnessi. Perfetto, allora io disattivo la mia webcam, però vi volevo ribadire quanto scritto in chat. In questo momento abbiamo superato i 750 partecipanti, quindi numero veramente molto alto di adesioni. Buon lavoro, prego Alessandra. Allora, direi ottimo, anche un po' emozionante, nella chat con Sergio, con Gianluca e con Christian. Prima dicevamo, insomma, 700 persone che vogliono parlare di questo con noi oggi, sono effettivamente un numero impressionante. L'ha detto Sergio bene prima, in realtà c'è una grossa, voglia di, capire come far funzionare i social nella pubblica amministrazione, c'è una grossa voglia di formazione e anche una grossa voglia di innovazione. Io devo dire che ho letto con grande piacere e anche con curioso interesse le cose che state scrivendo in chat, forse perché abbiamo proprio un approccio così anche qui al Ministero, soprattutto adesso, teso molto all'interazione, quindi mi sembravano molto interessanti le cose che stavate scrivendo.
Poi dopo parlerò anche di quelle, nel senso ho appuntato alcune delle vostre domande, mi piacerebbe rispondere e interagire su quelle. Intanto comincio la nostra presentazione, abbiamo 20 minuti insieme. Io, come vedete, ho alcune slide, non sono intense e, come dire, ricche come quelle di Sergio, ma ci servono un pochino per calarci nel nostro piccolo grande mondo di Muir Social. Il titolo, via social, punto interrogativo, si può fare. Questo è un titolo che ho utilizzato anche per il capitolo che ho scritto per il libro di Francesco Ricostanzo, che è uscito da poco in libreria e che io, come dire, tengo come un manualetto di istruzioni qui sulla mia scrivania, perché in realtà è frutto della collaborazione di tanti colleghi che, come spiegava Sergio poco fa, ne ha nominati alcuni, quindi persone di Agid, MEF, del MIPAF e di altri ministeri stanno collaborando con noi e stanno interagendo proprio per cercare di migliorare la presenza sui social della PA e soprattutto le prestazioni della PA sui social. Dunque, PA social, punto interrogativo, si può fare? È la risposta netta che oggi diamo a questo interrogativo, almeno per quanto ci riguarda. Ne parlavamo proprio pochi giorni fa con i colleghi. Si può non stare sui social in questo momento? La nostra risposta già 2 anni fa, quindi nel 2014, quando abbiamo, anzi ormai 3 anni fa, quando abbiamo deciso di scendere nell'arena dei social, è stato un convinto sì. All'inizio era più social, si può fare? Punto interrogativo, con una risposta, come dire, che sarebbe dovuta arrivare poco più avanti. Poi oggi appunto abbiamo una convinta risposta che è certamente sì. Dunque, la nostra esperienza, come vi dicevo poco fa, comincia nel 2014, quindi abbiamo cominciato dalla definizione di una decisione, dalla prendere una decisione. Questa PA social sa da fare, la PA deve stare dove stanno i cittadini. Sì, si deve fare, mi scrive Angela D'Ambrosio, sì, si deve fare. Secondo me è una scelta perdente non essere sui social in questo momento per una pubblica amministrazione. Perché? Perché i dati parlano chiaro, insomma, ci sono decine di ricerche più o meno ufficiali, ma tutte comunque, anche quella che abbiamo commissionato per il libro di cui vi parlavo poco fa, tutte dicono che sostanzialmente i cittadini sono già sui social. Apparentemente è un fatto scontato, in realtà bisogna prenderne formalmente coscienza, guardare un pochino questi dati, anche capire su quali social sono i cittadini e quali social utilizzano maggiormente. Naturalmente sappiamo tutti che Facebook nel nostro paese è fra i più diffusi. Come diceva Sergio, per una fetta di persone, in particolare per i nostri giovani, forse Facebook sta già invecchiando, forse è diventato davvero il contenitore delle mamme, delle zie e delle nonne che hanno preso piede all'interno di questa piattaforma, però ne nascono sempre di nuovi, da ultimo anche quotato in borsa. Aiuto, adesso no, certo, mi suggerisce una giovane l'emozione di parlare con 730 persone e anche il fatto che Snapchat non me lo vogliono far fare qui al Ministero, perché ne avevamo parlato anche con un gruppo di ragazzi, di super utenti, come venivano descritti nelle slide di Sergio poco fa. A noi piacerebbe aprire un canale Snapchat per parlare con gli studenti, ma stiamo avendo qualche difficoltà su questo e capiremo dopo perché. Per 6 italiani su 10 i social rendono la PA più friendly. Questo ce lo dice uno studio che ha condotto Piepoli proprio per il libro che citavo prima, e questo sicuramente è un dato che è una forte spinta a dare una risposta positiva quando c'è ancora qualcuno che si pone questa domanda. Probabilmente sì, soprattutto per quanto riguarda le amministrazioni magari più piccole, piccoli comuni. Mi è capitato di recente, essendo una social maniaca o più o meno tale, insomma, non sono esattamente una smanettona anche per questioni generazionali, o comunque non mi definirei tale, ma sicuramente un'appassionata dell'uso massiccio dello smartphone anche per informarsi quando si viaggia, quando si gira. Spesso mi capita di andare in alcune zone dove cliccando sul sito del comune, navigando sul sito del comune di riferimento, non si trovano i social. Allora subito mi arrabbio perché invece io vorrei sapere quali sono le ultime notizie, se ci sono eventi culturali, se ci sono mostre in giro. Quindi per un utente anche come me, io ho 37 anni, di solito l'età delle signore non si dice, ma in questo caso ci aiuta sostanzialmente anche per me, che non sono una super giovane e quindi una smanettona. Fondamentalmente l'uso dei social fa parte ormai del mio quotidiano. Mi sveglio la mattina, guardo Twitter, guardo i siti, creo ovviamente, ho una rete di contenitori da cui prendere le mie informazioni, e i social hanno sicuramente un ruolo da protagonisti. Quindi la decisione è sì o no, naturalmente per noi è nettamente un sì.
Naturalmente per chi poi sbarca su un social o su un nuovo social, perché questa galassia si allarga continuamente, quindi altri ne verranno probabilmente, alcuni tenderanno a diventare desueti, a breve si parla sempre della morte di Twitter imminente, per fortuna dico non è ancora morto perché io sono una super affezionata di Twitter, a quel punto Houston abbiamo un problema, nel senso che quando una PA, soprattutto se è una grande PA come la nostra, decide di andare sui social, la prima cosa da fare è darsi una linea editoriale, avere una social media policy, come diceva poco fa Sergio, ma soprattutto decidere chi si occupa dei social e come deve occuparsene. Tante volte abbiamo discusso anche con altri colleghi di questo, con colleghi che naturalmente lavorano in pubbliche amministrazioni, non citerò chi ha risposto o ha detto in un convegno pubblicamente anche per questioni di garbo e perché è una loro scelta, che non si risponde sui social agli utenti, scelta che noi riteniamo sbagliata e infatti tendiamo a rispondere ovviamente tutte le volte che possiamo, nel miglior modo che possiamo, ma se abbiamo informazioni utili e consolidate, altrimenti diciamo rispondere con formule generiche o comunque rimandando continuamente gli utenti non risulta essere utile. Quindi, primo problema, la linea editoriale. E naturalmente, come leggete nella mia slide, serve un Mr. Wolf, una persona che bussi alla vostra porta e dica I solve problems, come faceva Harvey Keitel nel noto film Pulp Fiction. Chi è questo Mr. Wolf? Nel caso dei social, nella PA, è naturalmente un social media manager. Di questo stiamo parlando sempre di più con i colleghi delle amministrazioni che fanno comunicazione attraverso i social. Qualcuno mi dice perché si dice friend, in italiano si dice amichevole, lo correggeremo nelle slide, gli inglesismi insomma ogni tanto prendono la mano. Ritornando a noi, abbiamo bisogno di un social media manager? La risposta anche in questo caso è sì, questa è una risposta che ci siamo dati all'interno di questa amministrazione facendo una scelta che è abbastanza unica per una PA e per una PA grande come la nostra. Abbiamo ovviamente ingaggiato un social media manager che in questo momento è incardinato presso l'ufficio stampa e quindi presso il gabinetto di questo ministero. Naturalmente c'è un problema, lo sa chi fa comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, chi fa comunicazione pubblica, se sei incardinato presso il gabinetto naturalmente tendi ad essere un contratto a termine, in particolar modo legato a legislature e a decadenze della politica, quindi quando va via il ministro vanno via i componenti del gabinetto tendenzialmente. Nel nostro caso siamo stati, devo dire, particolarmente fortunati. Io sono arrivata qui quando la ministra di turno era la ministra Maria Chiara Carrozza, che aveva fatto una call pubblica per scegliere il capo ufficio stampa, dopodiché abbiamo fatto questo progetto per avviare la nostra presenza sui social media, quindi il progetto Mio Social sostanzialmente, e lì abbiamo chiesto di poter avere un social media manager, fatta eccezione per il fatto che il primo social media manager ha fatto carriera, perché naturalmente è stato chiamato anche altrove perché c'è grande fame di queste professionalità. Ancora con noi abbiamo la seconda persona che poi è venuta a darci una mano e che è naturalmente è preziosissima in questo senso, Fabrizio D'Agosta, che trovate su Twitter come Faber Fabris, abbiamo appunto lui come social media manager in questo momento, e su di lui e naturalmente su di me, che coordinando l'ufficio stampa e coordinando in parte la comunicazione interna dell'amministrazione, si basa appunto il nostro lavoro quotidiano. Sostanzialmente il nostro lavoro quotidiano è un lavoro di dare a monte, come è accaduto ormai appunto 4 anni fa, una linea editoriale che poi si evolve nel tempo, una linea editoriale che deve essere flessibile, come ricordava Sergio poco fa, i social evolvono rapidamente, ne nascono di nuovi e soprattutto cambiano le esigenze dei cittadini. Però il fatto di avere uno spazio dove si interagisce con i cittadini è una scelta che noi riteniamo imprescindibile, sicuramente vincente, ma è anche una scelta che va ponderata. Anche per questo non è possibile stare su tutte le piattaforme, anche per questo al momento il mio sogno di andare su Snapchat per parlare con i ragazzi è in parte, diciamo, messo in sospeso perché abbiamo delle difficoltà di gestione. Questa è la nostra galassia social. Sostanzialmente, come vedete, noi siamo presenti su Facebook, Twitter, abbiamo un profilo SlideShare, siamo su Instagram da pochissimo. Abbiamo Flickr, Telegram e YouTube. Da dove nasce la nostra presenza sui social? Il primo sbarco è sbarco ufficiale di Mio Social, è sostanzialmente su YouTube. Prima Mio Social esisteva
come dire, in un formato abbastanza strano su Facebook e su Twitter, perché durante una precedente gestione con il ministro Profumo si voleva fare dei canali Twitter e Facebook dei luoghi dove fare, come dire, open, amministrazione open, quindi diffondere alcune, diciamo, policy sugli open data. Quindi era stato pensato come un progetto un po' di nicchia, che secondo noi non era coerente con il mezzo stesso, quindi il mezzo ovviamente è social e quindi deve essere aperto a tutti. Per cui abbiamo cercato di impostare Mio Social e la sua declinazione sui diversi social con diciamo un'impostazione che tenga conto del fatto che noi abbiamo un'utenza molto allargata, molto trasversale, e quindi per catturarla o comunque per cercare di interloquire con questa utenza e per fare le tre cose che ci siamo prefissati, cioè informare, ascoltare e interagire, questa è la nostra linea editoriale di fondo, abbiamo bisogno di declinarci in modo plurimo sulle diverse piattaforme. Per cui abbiamo aperto un canale YouTube che devo dire sta suscitando un interesse crescente, soprattutto da parte del mondo scuola, degli insegnanti in particolare, dei dirigenti scolastici, perché spesso teniamo con loro dei webinar su YouTube, spesso carichiamo dei tutorial che sono un must, come sapete, di YouTube, per interagire con loro e soprattutto per dargli informazioni, per esempio sui bandi PON. Quante volte avrete letto sui giornali che i fondi europei ci sono, ma si spendono male, non si spendono tutti. La nostra amministrazione, anche se diciamo, finisce spesso sui giornali più per cattive notizie che per buone notizie, però è una tra quelle che insieme al Ministro del Lavoro spende meglio questi fondi. Questo grazie anche a un lavoro molto bello che si è fatto proprio di tutorial e webinar che adesso passano attraverso il canale YouTube per interagire con chi a questi bandi partecipa, per dare informazioni, per raccogliere, ascoltare le domande e dare le risposte a tutto ciò che evidentemente il bando non esplicita correttamente o comunque completamente. Potete vedere, tra l'altro, colgo l'occasione, perché proprio il sito dedicato ai PON, www.istruzione.it/PON, è una delle nostre piattaforme, diciamo, una delle, dei nostri contenitori meglio riusciti per quanto riguarda l'allocazione delle informazioni su quello che è solo un vecchio sistema, almeno così viene percepito, di trasmissione dell'informazione, diciamo, in modo unilaterale, quello del sito. Naturalmente per noi il sito resta la casa madre. Noterete, se fate un giro sul nostro, che è ancora piuttosto anzianotto. Stiamo lavorando da tempo a un progetto di revisione, ci è voluto più tempo del previsto proprio perché siamo molto grandi e con molte informazioni, siamo addirittura d'arrivo e abbiamo delle piccole anticipazioni, delle pillole di anticipazione anche di questo nuovo modo di fare comunicazione che trovate nel canale del PON, come vi dicevo poco fa, o in quello dedicato al Piano Nazionale Scuola Digitale. Altri due assaggi in questa che è la settimana dedicata all'amministrazione aperta li avrete proprio giovedì, il 9, attraverso il lancio del portale unico dei dati della scuola e dell'università, ovviamente con anche degli open data, dei set di dati open che saranno utili ovviamente per chi vuole fare approfondimenti e ricerca con quel tipo di dati, ma che naturalmente avranno anche delle modalità di consultazioni per utenti cosiddetti dummies o comunque per utenti comuni come me che insomma con gli open data ancora non ho preso la sufficiente confidenza. Ritorno brevemente sulla nostra galassia. Noi utilizziamo così i nostri social, YouTube, per caricare i video del ministro, naturalmente, ma anche i video dell'amministrazione, per i webinar e per naturalmente le i video delle nostre campagne, in modo che siano poi facilmente reperibili. Facciamo uno sforzo ovviamente di tenerli ordinati e quindi questo ovviamente comporta lavoro. Se ne occupa principalmente l'ufficio stampa insieme alla redazione web, coordinati sempre da me e da Fabrizio D'Agosta, social media manager. Abbiamo Facebook, dove cerchiamo di raccogliere un pubblico più trasversale possibile, in questo momento è anche la piattaforma attraverso cui parliamo con i giovani. Vedrete più avanti in una successiva slide che i numeri sembrano darci ragione, in questo senso che quando si fanno attività mirate per loro e alcune carine le vedrete nei prossimi mesi legate alla maturità e agli esami di Stato. Le cose funzionano, diciamo, il social è davvero utile per raggiungere l'utenza di cui hai bisogno. Twitter ci serve per le ultime notizie, quindi rilanciamo i nostri comunicati, le dichiarazioni della ministra o anche semplicemente facciamo ovviamente live tweeting degli eventi che si svolgono al Ministero, che spesso mandiamo anche in streaming proprio perché nel tempo ci siamo accorti che la nostra utenza, ma anche l'utenza più allargata di cittadini, ha interesse a seguire le conferenze stampa e quelli che sono i convegni o i seminari che teniamo presso il Ministero.
Ministero. Abbiamo un canale slideshare per raccogliere le nostre slide, Flickr per raccogliere le nostre foto. Ultimi due nati in casa Smur Social sono il nostro canale Telegram. Forse ho letto qualcosa prima nella chat su Telegram. Telegram sta per sparire, è desueto. Non so se anche questo social è destinato a morire. Ogni tanto ne sta per morire uno, un po' come i giornali di carta. Però per noi Telegram è stata una piccola sorpresa, un piccolo gioiello. Noi lo abbiamo aperto in occasione del forum PIA dello scorso anno per fare un esperimento di newsletter 2.0, se vogliamo chiamarla così, o comunque di una nuova modalità di interazione dove potessimo essere un pochino push, in questo caso quindi unidirezionale, un po' come il sito, ma arrivare direttamente nel telefono del nostro utente tipo, e quindi comunque mandargli con notifica e anche con ricevuta di ritorno per noi, grazie alle views, i nostri contenuti, i contenuti più importanti. Devo dire che siamo piuttosto soddisfatti dei risultati. Noi in un anno abbiamo 3.000, oltre 3.000 iscritti al canale Telegram. Se considerate che Repubblica ne ha 4.100, facciamo una bella concorrenza a un grande quotidiano. Infine abbiamo aperto Instagram da poco, quando abbiamo lanciato le materie della seconda prova della maturità, che come vi dicevo prima sono una nostra best practice sui social, lo erano stati state lo scorso anno, lo sono state anche quest'anno perché ci hanno fatto fare grandi numeri su Facebook. Quindi i risultati di questa attività si vedono, secondo noi si vedono, ricorderete tutti la buona scuola, so che non sempre il brand buona scuola, come abbiamo scritto qui, viene associato a qualcosa di positivo, perché naturalmente ci sono state proteste, come accade per ogni riforma, contestazioni, discussione, ma di fatto il brand istituzionale, la buona scuola, è stata fondamentalmente sulla bocca dei cittadini e dei cittadini social per molto tempo, lo è ancora oggi, e soprattutto quell'hashtag ci ha consentito di interagire con molti, di raccogliere le loro proposte e di portare a casa comunque il risultato di poter ascoltare i nostri cittadini. Per quanto riguarda le materie di esame, come vi dicevo prima, sono una cosa su cui abbiamo investito per catturare l'attenzione dei nostri ragazzi su Facebook, per portarli dentro Facebook. Ogni volta che ci siamo occupati dell'esame di maturità sono schizzate, diciamo, i mi piace, i like alla pagina Facebook. Oggi siamo a 117.000 grazie anche a questo. Qualcuno mi chiede di WhatsApp? No, noi utilizziamo Telegram per varie ragioni che ho spiegato in un altro webinar. Credo che le slide siano anche a disposizione sul sito del format. Il canale Telegram noi lo utilizziamo come un gruppo, diciamo, un canale pubblico dell'amministrazione, non è una chat in quel caso, lo utilizziamo come canale pubblico perché vogliamo dare delle informazioni direttamente nel telefonino, quindi non è un luogo di interazione in questo caso, ma è un luogo di informazione, tant'è che ci siamo dati tre regole: poiché ti disturbo, vengo a casa tua, mi do tre regole. Poca politica, al massimo tre messaggi al giorno, possibilmente conditi come facciamo abitualmente con grafiche, video, tutto quello che può essere in qualche modo un elemento che catturi l'attenzione dei nostri utenti, però fondamentalmente noi lì vogliamo proprio fare un'operazione push, come si fa con una newsletter. Ritorno alle materie d'esame, dicevo. Quando tu hai un buon contenuto, un buon oggetto di comunicazione e poi lo corredi in qualche modo di elementi che stanno nelle modalità di comunicazione abituali degli utenti, quindi un video, una foto, principalmente naturalmente video, nell'evoluzione dei social ci sta il fatto che se fino a 2 anni fa, quando noi o 3 anni fa, quando siamo arrivati su questi canali, bastava avere una bella foto e forse non avevamo neanche quella, poi magari era bene averne una più carina, poi forse un'infografica, adesso il video naturalmente è ciò che fa più trend, è ciò che ti fa fare più condivisioni. Noi con la maturità abbiamo fatto un video annuncio della ministra Fedeli qualche tempo fa, a fine gennaio, che ci ha fatto avere 1 milione di visualizzazioni, 2 milioni di persone raggiunte e 9.000 condivisioni, e ovviamente 40.000 utenti in più che hanno messo like alla nostra pagina. E quindi lo reputiamo un buon risultato. Tutto questo diventa leva di comunicazione, di innovazione della comunicazione dentro l'amministrazione. Lo diceva poco fa Sergio e vado a chiudere, è veramente importante che lo sbarco sui social non venga percepito come un must, un qualcosa da fare per inseguire le mode, ma sostanzialmente qualcosa da fare perché va fatto e va fatto bene, e soprattutto qualcosa che può generare cambiamento all'interno dell'amministrazione. Da quando noi siamo Mure Social, tutta l'amministrazione si sente in qualche modo coinvolta in questo processo, tutta l'amministrazione sente che c'è quel canale. Io nel capitolo del libro scrivo che spesso si affacciano
polverosi, non me ne vogliano, dirigenti alla mia porta per chiedere se quello glielo metto sui social, quella circolare, quel bando. Naturalmente ci siamo strutturati per avere poi pagine sempre più belle, sempre più diciamo accattivanti per gli utenti e naturalmente utilizzabili. Come dicevo prima, le pagine del sito del Piano Nazionale Scuola Digitale ne sono un esempio. Abbiamo anche alcune app come quella sull'edilizia scolastica. Presto ne apriremo un'altra e quindi io intanto vi ringrazio e vi invito a seguirci. Noi ci trovate ovviamente su tutti i canali che ho descritto sopra come il mio social e grazie per le vostre domande, speriamo poi di riuscire a dare anche delle risposte. Grazie molto, dottoressa Migliozzi. Domande ce ne sono state molte, non credo ci sarà l'opportunità per rispondere a tutte. Ne ho selezionato solo uno, la vede nel contenitore domande sulla destra se vuole provare a rispondere, perché penso che questa possa essere una domanda che riguarda molte amministrazioni, soprattutto quelle più piccole, comuni o altre amministrazioni che non hanno ovviamente la possibilità come un ministero di dotarsi di un ufficio dedicato. Quindi se vuole provare a rispondere, altrimenti proviamo a rispondere a tutte le altre. Prego, prego. Allora, noi abbiamo, diciamo, sarò molto breve. Naturalmente il problema esiste, l'ha citato anche Sergio prima, ed è un problema di cui ci occuperemo anche con i colleghi degli altri ministeri per quanto riguarda l'amministrazione centrale, ma come esempio anche per le amministrazioni più locali con un gruppo che stiamo istituendo presso il Dipartimento Editoria. Quello che va fatto è innanzitutto dare fiducia al proprio ente, cioè fare anche un po' di scouting internamente, perché ci saranno sicuramente persone magari formate sulla comunicazione precedentemente, altre ne potranno arrivare, quindi capire cosa si è in casa e cosa si può richiedere. Da noi si occupa dei social, come dicevo prima, io come supervisione generale, social media manager per il management e la costruzione di progetto. Naturalmente poi a poco coinvolgiamo un po' come si fa con il giornalismo, con le redazioni diffuse, tutti i dipendenti della PA che a qualche titolo possono produrre un video, una foto, ma soprattutto a tutti i dipendenti della nostra amministrazione centrale, partendo dai direttori generali, passando per i funzionari o comunque i dirigenti che si occupano dei singoli progetti, chiediamo che ogni singola iniziativa sia accompagnata possibilmente da una identità grafica che la possa rendere riconoscibile, da parole d'ordine che possono diventare degli hashtag, da foto o video, in modo tale che insomma il pacchetto sia più o meno pronto ed utilizzabile. Abbiamo anche un accordo con l'URB che ci dà una mano a rispondere su Facebook. Perfetto, grazie mille. In chat qualcuno chiedeva qual era la domanda, sì, era abbastanza comprensibile dalla risposta, era quanti dipendenti si occupano dell'utilizzo dei social e il loro lavoro esclusivo. Allora, mentre rispondeva la dottoressa Migliozzi, ho riportato nella chat il titolo del libro a cui ho fatto diverse volte riferimento, anche il link alla pagina della casa editrice, un libro che ci permettiamo di non sponsorizzare, ma semplicemente citare perché effettivamente è lo stato dell'arte dell'utilizzo dei social nella pubblica amministrazione. Siamo arrivati all'ultimo intervento, quindi chiedo al dottor Tosolin, Cristian Tosolin, di attivare la sua webcam. Nel frattempo, visualizziamo la sua presentazione, quindi passiamo da un ministero a un comune molto attivo sui social. Allora, prego Cristian, aspetto di sentire la tua voce per disattivare la mia webcam. Non Sentite? ti sento, ti... Ecco, adesso sì, prego, ti lascio la parola. Allora, buongiorno a tutti. Tanto grazie di essere così numerosi e presenti e anche molto attivi sulla chat. Ho visto e ho seguito con molto piacere le domande e gli scambi che avete fatto sulla chat. Il mio intervento verte fondamentalmente sull'esperienza del Comune di Trieste. Vedete la prima slide che ho fatto, le slide sono fondamentalmente degli esempi su come noi comunichiamo alla cittadinanza attraverso i social network. Premetto che i social network sono stati aperti al Comune di Trieste, Facebook e Twitter, nel 2012. Ma appena nel 2014, nel momento in cui l'amministrazione si è accorta che effettivamente non, la comunicazione attraverso i social in quel momento non funzionava, e vi spiego subito perché non funzionava. Non funzionava perché banalmente venivano fatte delle repliche di quelli che erano comunicati stampa e venivano postate su Facebook e Twitter e non c'era nessuna interazione con la cittadinanza. L'amministrazione si è fatta una domanda. E la prima domanda che si è fatta l'amministrazione è: cosa vuole il cittadino nel campo dell'amministrazione? Il cittadino è abituato di solito ad avere a che fare con l'amministrazione comunale se deve fare delle pratiche, se deve pagare delle multe,
se deve fare la carta d'identità, ma fondamentalmente non è abituato a interagire con l'amministrazione. Ecco che i social permettono poi un'interazione con la cittadinanza e quindi anche un avvicinamento del cittadino, io lo chiamerei. Quindi la prima domanda che ci siamo fatti è: cosa vuole il cittadino? Informazioni aggiornate, è fondamentale. Se sul sito internet purtroppo e troppo spesso non sempre si trovano informazioni aggiornate e non è facilissimo poi anche andarle a reperire, anche per la moltitudine di informazioni che oggigiorno un'amministrazione piccola, medio o grande fornisce. Quindi informazioni aggiornate, vedere cosa fa la pubblica amministrazione, capire cosa fa oltre a fare le multe, perché torno a ribadire questo concetto perché poi ce lo vanno sempre a ricordare. Cosa fa l'amministrazione, cioè tutti quegli eventi che l'amministrazione promuove, e sono tanti. Chiedere informazioni. Il cittadino è abituato a chiedere informazioni di solito solamente attraverso i canali principali istituzionali che è l'URP, avendo però per legge una risposta, lo sappiamo bene, di 30 giorni. Spesso e volentieri quella risposta, quando arriva, non è più utilizzabile. Il cittadino ha bisogno di avere a che fare con l'amministrazione anche in orari differenti da quelli che sono gli orari standard della PA. E quindi se io la mattina e il primo pomeriggio lavoro, è difficile, devo prendere un giorno di ferie per potermi recare all'ufficio relazioni con il pubblico e andare a porre i miei quesiti. Quindi valutare, criticare, ovviamente i social network, è imprescindibile, tutti quanti vogliono poter criticare. E vi dico la verità, se la critica è costruttiva, ben venga, se c'è dibattito, ben venga. Fondamentalmente la cosa che interessa di più i cittadini è partecipare alla vita della città e partecipare alla vita della loro amministrazione comunale, nel nostro caso. E quindi nel 2014 cambiamo rotta, l'amministrazione sceglie me, ma per diversi motivi, perché conosco molto bene il motore che alimenta l'amministrazione, quindi le varie aree, i vari servizi. E diciamo nella maggior parte dei casi riusciamo a dare una risposta immediata al cittadino che ci fa delle domande sui vari servizi dell'amministrazione. Usciamo con i canali Facebook e Twitter. Quali informazioni forniamo? Forniamo informazioni di che tipo? Adesso vi faccio degli esempi che potranno essere, magari qualcuno si fa una risata, effettivamente è divertente. Il meteo di ogni giorno, cioè ogni giorno noi ci rechiamo in un punto diverso della città, fotografiamo in tempo reale quello che è un panorama. Siamo fortunati, Trieste si presta a essere fotografata. Fotografiamo il panorama attraverso un programmino che abbiamo scaricato sul nostro smartphone. Ci viene aggiunto in tempo reale i dati del meteo e postiamo questa informazione di prima mattina. Beh, questa è una delle informazioni che va di più sulla pagina Facebook e anche sul canale Twitter, perché ci sono tantissimi, vi assicuro, tantissimi cittadini che guardano il meteo e si informano delle previsioni attraverso il nostro post, e tantissimi cittadini che non risiedono più a Trieste, a cui è permesso a questo punto vedersi un'immagine della loro città anche da dove poi sono andati ad abitare. Ci siamo inventati un hashtag, non siamo i soli ovviamente, l'hashtag è avviso TS, cioè tutti quelli che sono i post, i tweet che devono avere una certa rilevanza, cioè che devono far scattare una lampadina nel cittadino, inseriamo l'hashtag avviso TS, che poi vi farò vedere, viene utilizzato non solo da noi, ma è diventato diffuso in tutto il territorio cittadino. Vedete, diamo informazioni di qualsiasi tipo, informazioni di servizio sicuramente, ma anche informazioni per esempio su quando ci sono le sedute del Consiglio Comunale, mettendo il link per poter vedere lo streaming in diretta, oppure tutte quelle che sono le informazioni che ci vengono fornite dai servizi, per esempio dall'area cultura. Apro parentesi. Qual è la difficoltà che abbiamo trovato noi all'inizio? È quella di riuscire a trovare, a far funzionare un flusso di informazioni all'interno dell'amministrazione.
Perché? Perché in primo luogo quando inizi tu a chiamare i vari referenti dei servizi e dirgli guarda, devo inserire su Facebook delle informazioni del comune, la prima cosa che ci succedeva era scattava una risata al di là della cornetta telefonica, perché in qualche modo fare comunicazione attraverso i social network viene purtroppo ancora visto come un giocare, come fare un qualcosa che è a collatere di quella che invece è l'attività istituzionale. Sono riuscito in un anno a scardinare questo retropensiero come? Attraverso principalmente la formazione. Ho preteso di fare dei corsi di formazione in primis ai dirigenti, perché se non c'è da parte degli dirigenti dell'amministrazione la convinzione che questi canali, che chiamiamoli nuovi canali di informazione, funzionano, a quel punto vi assicuro che non riuscirete a partire. Quindi c'è da convincere prima, convincere come? Convincere facendo vedere banalmente i numeri, a quante persone riusciamo a rivolgerci e qual è il ritorno di questi cittadini. Il ritorno che l'amministrazione ha anche in termini di tempo, vi assicuro. Scusate, chiudo parentesi, rientro sul discorso di cosa comunichiamo. Comunichiamo informazioni, per esempio, di tutte quelle che sono le attività che l'amministrazione fa o in cui è coinvolta, quindi il patrocinio che forniamo a vari eventi, alle coorganizzazioni che il comune ha. Mi soffermo un secondo su questa slide. Come diceva Sergio prima, il 17 marzo abbiamo organizzato assieme a Pia Social e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri questo evento, questo seminario Pia Social, come cambia la comunicazione istituzionale con i social network. Lo potrete vedere, credo che lo daremo, ci sarà un live tweeting sull'evento, ma lo potrete vedere anche in streaming via Facebook sulla pagina del Comune di Trieste, daremo la diretta streaming. Quindi dicevo anche tutte quelle che sono attività che noi andiamo a costruire insieme con altri partner. Cosa forniamo anche come informazioni attraverso i social network? Le conferenze stampa, alcune le diamo in diretta, non tutte perché poi, come sapete, le dirette a lungo andare diventano anche stucchevoli alle volte, però diciamo quelle più movimentate, quelle più carine, dove magari c'è. In questo caso c'era, come potete vedere, c'era un po' di animazione, quindi l'abbiamo data anche in diretta. Oltre all'informazione tradizionale, sui social ci siamo spinti un po' oltre, perché secondo me stiamo sempre comunque parlando di social network, non siamo su un documento su carta intestata, cioè stiamo spostando la comunicazione su strumenti che in cui è permesso, o almeno noi lo facciamo, anche spostare un po' il tiro. In questo caso, per esempio, diamo delle dirette nel momento in cui ci sono delle iniziative interessanti. Qui c'era la prima accensione degli alberi di Natale in Piazza Unità e abbiamo dato una diretta da un balcone, ovviamente, del comune che non è normalmente accessibile alla cittadinanza. Quindi credo forniamo anche un servizio. Non dico televisivo, ma divertente, quindi avviciniamo, cerchiamo di avvicinare gli utenti. Vedete, insomma, 50.000 visualizzazioni, è stata una diretta bella, bella intensa. Altra diretta, quest'anno ci siamo spinti oltre, abbiamo fatto la diretta della mezzanotte del Capodanno nella piazza principale del comune con i fuochi d'artificio e devo dire la verità che ci ha dato soddisfazioni. Perché tantissime persone invece di guardare, adesso non per voler portare via audience alle televisioni di Stato e alle televisioni private, ma tantissimi cittadini hanno scelto di guardare i fuochi d'artificio, quindi il Capodanno, sulla pagina Facebook del Comune. Ovviamente per fare ciò bisogna che ci sia un'elasticità da parte dell'amministrazione nel poterti lasciare lavorare in orari che non sono quelli di apertura standard canonica dell'amministrazione. Su questo lo voglio sottolineare ed è fondamentale. Quindi ci vuole un po' di lungimiranza, ci vuole un po' di elasticità mentale da parte di quelli che sono poi gli amministratori e i dirigenti. Questo qui è stato l'ultimo video che abbiamo fatto l'altro giorno nella sfilata di Carnevale a Trieste, quindi insomma, per farvi vedere che usciamo da quella che è la mera comunicazione istituzionale. Ci siamo inventati una cosa, boh, non è una cosa nuova,
nuovissima, ma attraverso YouTube pubblichiamo dei servizi di taglio giornalistico che poi postiamo anche su Facebook e abbiamo creato un canale di news con taglio giornalistico che mette insieme determinati eventi e pubblicando dei video per quegli eventi. Abbiamo, oltre alla pagina principale che vi ho fatto vedere all'inizio, quindi la pagina istituzionale del comune, che è una pagina generalista che racchiude un po' tutte quelle informazioni, anche delle pagine dedicate, di nicchia chiamerei io, dedicate per esempio ai musei o alle biblioteche. Quindi sono pagine in cui si trovano le informazioni dedicate su quella tematica. Chi c'è dietro? Vedevo che prima chiedevate chi c'è dietro a queste pagine. Ci sono dipendenti comunali. Io sono un dipendente comunale. Dietro queste pagine ci sono dipendenti comunali che sono stati formati. Si parte sempre, per quanto riguarda il Comune di Trieste, dalla formazione. È imprescindibile. Non si può prendere una persona e buttarla lì, perché poi diventa una sorta di tiro al bersaglio, effettivamente, stare sui social. Per cui bisogna essere preparati anche in quella che è la comunicazione empatica e riuscire a gestire poi quelle che sono le risposte o i momenti un po' più sopra le righe che si creano, ovviamente. Abbiamo una pagina, per esempio, dedicata ai progetti dei giovani, quindi l'abbiamo lanciata da pochissimo. Racconta quello che attraverso i nostri ricreatori, che sono degli oratori laici, che è una realtà che c'è solo a Trieste, vengono fatte le iniziative che vengono fatte attraverso questi uffici. Ci siamo spinti ancora oltre quest'anno. Abbiamo aperto una pagina che è gestita dalla Polizia Locale. Questa era la parte più spinosa. Ci abbiamo pensato tanto perché effettivamente è una pagina che mostra il fianco a quelle che possono essere ovviamente le critiche anche abbastanza aspre. Per cercare di ovviare a questa problematica, l'abbiamo aperta, vi dico la verità, copiando un po' quello che è, non so se avete visto la pagina Facebook Agente Lisa della Polizia di Stato, chiamandola Agente Gianna. Gianna è la più anziana, tra virgolette, agente di polizia locale che ha avuto il Comune di Trieste, cioè la prima donna a fare l'agente di polizia locale. E qui diamo informazioni in maniera assolutamente non formale su quelle che sono le problematiche cittadine legate, per esempio, alla mobilità, al traffico. Ovviamente le critiche all'inizio non ci hanno risparmiato, ma tendenzialmente nel 99% dei casi noi rispondiamo a tutte le critiche. E nel 90% dei casi vi assicuro che la risposta poi permette all'interlocutore di cambiare immediatamente il tono della conversazione. Quindi l'interlocutore non si aspetta che ci sia una risposta laddove c'è una critica anche piuttosto aspra. Vado veloce perché ne avrei da dirvene veramente tante. Qui vi faccio vedere come l'amministrazione comunale risponde punto su punto su quelli che sono i commenti nei post pubblici e ovviamente anche su tutti quelli che sono i messaggi di tipo privato. Faccio vedere, è interessante capire come ogni settimana andiamo a vederci quelli che sono gli insights delle pagine, anche per in alcuni casi poi correggere il tiro. Quello che vi dicevo prima, utilizzo dell'hashtag avviso TS ci siamo inventati noi, viene utilizzato da Protezione Civile, viene utilizzato dall'azienda sanitaria di Trieste, quindi è diventato un hashtag di utilizzo comune, ma viene utilizzato anche dagli stessi cittadini per cosa? Per comunicare alle amministrazioni determinate problematiche. Guardate questa slide. Su Twitter ci poniamo nella stessa maniera che su Facebook, ovviamente il pubblico su Facebook è molto più ampio. Su Twitter abbiamo un pubblico più di nicchia e in qualche modo lo riserviamo, mettiamo ovviamente tutte le informazioni, ma lo riserviamo anche per uscire da quelli che sono i confini territoriali, perché Twitter secondo me diventa poi uno strumento che ti permette anche di uscire e di farti conoscere, di far conoscere l'amministrazione anche fuori dal territorio. Anche qui su Twitter ovviamente ci stanno anche i tweet un po' più leggeri che permettono anche di in qualche modo, tra virgolette, fare un po' di promozione turistica alla città.
Anche su Twitter rispondiamo tono su tono nel momento in cui veniamo interpellati. Boh, vi salto la parte, ecco, una cosa importante, comunicazione d'emergenza, nel 2014 partiamo anche con l'hashtag Allerta Meteo TS per gestire la comunicazione delle emergenze. Questa cosa qua ci sta dando tantissime soddisfazioni perché Trieste, oltre all'emergenza meteo normale, ha anche il problema della bora, che è un problema molto sentito e che abbiamo solo qui, per cui tutta la parte della comunicazione delle emergenze le gestiamo dove? Su Facebook, su Twitter. E poi vi faccio vedere anche il terzo canale che abbiamo aperto proprio nell'ultimo in quest'anno. Vedete come questo era il primo tweet di allerta scattato il 15 ottobre 2014. Guardate l'ora, l'1:36. Quindi torno a dire, tutta la parte delle risposte avviene in orario fuori di quelli che sono gli orari canonici dell'amministrazione. Ok, qui vi fa vedere anche come la televisione locale inizia a twittare con l'hashtag Allerta Meteo TS, e addirittura l'ANSA ci viene dietro, dandoci anche loro delle informazioni attraverso l'hashtag. Ultimo canale aperto, Telegram. Perché abbiamo scelto Telegram? Qualcuno ha detto che sta sparendo Telegram. Io spererei di no, abbiamo appena aperto, però mi informerò. Abbiamo aperto Telegram perché, essendo un'amministrazione con una città con 205.000 cittadini, se tutti i cittadini si iscrivessero a Telegram, anche solo una buona parte, diventa molto semplice gestire i messaggi, in quanto Telegram vi dà la possibilità di creare un canale broadcast, cioè un canale che va da uno a molti e ricevere in tempo reale le informazioni per la cittadinanza credo sia fondamentale. Abbiamo aperto Telegram e lo stiamo gestendo solamente per la comunicazione delle emergenze, cioè di tutte quelle che sono le informazioni fondamentali per la cittadinanza. Non andiamo a riempirlo di delle informazioni che mettiamo anche su Facebook e Twitter, perché abbiamo fatto un po' una sperimentazione in un gruppo chiuso. Dopo un po' l'utente tende a silenziare il canale perché avere il telefono che suona in continuazione no, a non tutti piace. Abbiamo avuto in 2 giorni 1.300 membri iscritti a Telegram perché l'abbiamo aperto in concomitanza con quella che era un'allerta meteo a Trieste. C'erano stati 2 giorni di bore e di neve. Beh, qui faccio vedere, abbiamo creato un QR code per agevolare la cittadinanza a sottoscrivere il canale. Ultimo, ma non meno importante, è un canale Instagram partito circa un annetto dopo dei 2 canali principali. Partito come? Gestire già i canali di informazione è difficile, quindi ci siamo impegnati e abbiamo ragionato su dare la possibilità ai cittadini di diventare amministratori del canale. Quindi per un anno abbiamo ogni 2 settimane scelto un cittadino che ovviamente si proponeva, facendogli firmare anche un minimo di regolamento, però diventava totalmente amministratore del canale e poteva postare le foto che voleva lui. È un canale che ci sta dando soddisfazione, abbiamo un buon ritorno e quindi anche a scopo turistico. Qui ho messo le frasi che secondo me permettono, e poi chiudo immediatamente, permettono a noi dipendenti pubblici di poter lavorare bene. Fiducia dell'amministrazione. Se non c'è la fiducia dell'amministrazione in voi, è difficile che poi riuscite a lavorare bene. Convinzione del valore della comunicazione sui social. Se lo fate solo per provarci, ma non siete convinti, oppure gli amministratori non sono convinti della comunicazione attraverso i social, la vedo dura. Collaborazione con i colleghi è fondamentale. Se non c'è, dovete crearla voi, dovete spingere voi gli altri colleghi a collaborare. Utilizzo di strumenti di lavoro condivisi, e qui apro un'ulteriore parentesi, utilizzo degli strumenti che l'amministrazione vi deve fornire, perché se l'amministrazione mi fornisce un cellulare di 5 anni fa, sarà difficile che io riesca a gestire in tempo reale il contatto con i cittadini. Creazione di linee guida interne, noi l'abbiamo fatto, possiamo anche
pensare di andarle a rivisitare. Magari se mi contattate poi attraverso Facebook, il messenger di Facebook, vi posso anche girare quelle che sono le nostre linee guida. È fondamentale è l'autonomia. Avere autonomia e fiducia da parte dell'amministrazione è fondamentale, se no gestire i canali social di una pubblica amministrazione diventa impossibile. Grazie a tutti. Grazie a lei, dottor Tosolin, intervento interessantissimo, come dimostrano anche i commenti in chat, tantissime anche le domande, purtroppo non avremo il tempo per rispondere a tutte, io ne ho selezionata solo una perché ci interessa, ci riguarda da vicino come Formez, è quella che trova nell'elenco delle domande, che tipo di formazione avete fatto per i dipendenti comunali? Brevissimo in un tweet e poi ci avviamo alla chiusura. Sì, fondamentalmente, come vi dicevo, siamo partiti dai dirigenti e poi dai dipendenti che si sono presi la briga poi di attivarsi come amministratori dei canali social. L'amministrazione è avvenuta attraverso formatori interni, tra cui me, quindi l'amministrazione comunale ha scelto di utilizzare quasi nel 90% dei casi i dipendenti interni che avevano le competenze, ma vi assicuro che la formazione non è tanto sulla gestione del software, è proprio sul rapporto che dovete tenere con la cittadinanza, cioè il tipo di comunicazione che dovete fare. Poi imparare a utilizzare Facebook e Twitter non è difficile, lo fanno tutti. L'importante è capire come rapportarsi con la cittadinanza e come in qualche modo poi gestire quelli che sono i rapporti anche uno a uno che spesso in cui spesso si trovano grosse difficoltà. Perfetto, grazie mille. Abbiamo sforato di qualche minuto, quindi sarò telegrafico, però vi do qualche informazione di servizio. I materiali utilizzati dai relatori, le presentazioni dei relatori di oggi sono già disponibili su Eventi.pa, sulla pagina dedicata a questo evento e quella a cui verrete reindirizzati al termine del webinar. Sono ancora aperte le iscrizioni per i webinar dei giorni successivi, sempre nell'ambito della settimana dell'amministrazione aperta. E così come abbiamo detto in chiusura del webinar di ieri, inoltreremo ai relatori la trascrizione integrale della chat, eventualmente sarà occasione per programmare qualche altra attività di questo genere nelle settimane, nei mesi prossimi, eventualmente sarete informati attraverso i nostri canali, il sito istituzionale, email, eccetera. Grazie a tutti per la partecipazione e se non l'avete già fatto vi invito a iscrivervi al webinar di domani. Ringrazio i relatori per i loro interessantissimi interventi. È un piacere ascoltare queste testimonianze che vengono direttamente dalla pubblica amministrazione. Auguro a tutti buon pranzo e a domani. Arrivederci.